medico e docente in chemioterapia e farmacologia, fondatore e direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, il professor Silvio Garattini viene chiamato continuamente da giornali e TV a rispondere alle domande più ricorrenti e controverse su salute, farmaci, nuove cure. Ospite a Macugnaga ha presentato il suo libro Fa bene o fa male, che affronta temi quali vaccini, ansiolitici, antidepressivi, droghe e alcol, terapie antitumorali, fumo, la sigaretta elettronica, gli antibiotici, farmaci di marca ed equivalenti, farmaci inutili, bugiardino dei farmaci, gli studi scientifici e i conflitti di interesse, le nuove malattie. Professore, oggi presenta il suo nuovo libro. Quali sono le tematiche più importanti che affronta? Beh, risponde un po' a quello che la gente normalmente chiede quando deve fare un trattamento, che è fa bene o fa male. E quindi io cerco di affrontare nel libro alcuni problemi di carattere generale, ma poi anche degli aspetti molto specifici per quanto riguarda varie classi di farmaci, come si devono utilizzare, quando si devono utilizzare, e anche affronto aspetti negativi come molte delle terapie cosiddette alternative, l'omeopatia, l'erboristeria e vari tipi di attività che non hanno una base scientifica. Cerco di dare a chi lo legge un po' di spirito critico nei confronti di un mondo che è quello farmaceutico, dove spesso predomina il business anziché l'interesse per i pazienti. In farmaceutica c'è un po' troppa mala informazione secondo lei? Qualche cosa non viene spiegata al 100% ad esempio? Certamente quello che succede è che c'è una sovrastima dei benefici dei farmaci e in generale c'è una sottostima degli effetti collaterali dei farmaci. E quindi bisogna sapere che non ci sono farmaci innocui. Tutti i farmaci danno effetti collaterali che vanno valutati rispetto al possibile beneficio che possono dare. Quindi ci vuole molta cautela nell'usare i farmaci e questo prima di tutto deve essere una cautela dei medici e però anche dei pazienti, che non devono andare dal medico sempre con l'idea che ogni visita si concluda con una prescrizione di farmaci. Se il medico è molto attento e non vuole prescrivere farmaci, questo vuol dire che è un medico che è bravo, cioè che non espone inutilmente i pazienti a prodotti che potrebbero essere completamente inutili. Si avvicina il periodo invernale, quindi l'arrivo delle influenze. Che opinione si è fatta sui vaccini e se lo consiglierebbe? Beh, il vaccino dell'influenza è un vaccino che certamente è utile. Non è probabilmente consigliabile come vaccino universale, però certamente può essere utile per coloro che sono a rischio. Questo vuol dire che soprattutto le persone anziane o le persone che hanno problemi tipo diabete, problemi cardiovascolari o di altra natura, è bene che si vaccinino, perché l'influenza spesso non è un virus che determina soltanto un po' di febbre, un po' di disturbi respiratori, ma può essere un virus che danneggia situazioni che già sono in una situazione di precarietà. Possono essere nocivi? No, il vaccino in generale non è nocivo, il vaccino è ben tollerato nella stragrande maggioranza delle persone, però anche per il vaccino, come per tutti i farmaci, ci possono essere effetti collaterali. Parlando invece di ansiolitici e antidepressivi, sono più amici o più nemici? Ma dipende da quando si devono utilizzare, bisogna fare una distinzione secondo me. Ci sono, semplificando, due grandi forme di depressione. C'è la depressione malattia che richiede dei trattamenti e lì i farmaci antidepressivi utilizzati con intelligenza possono dare un effetto
interessante. Poi invece c'è tutta un'altra categoria di cose che chiamiamo depressione, ma in realtà sono delle reazioni a cattivi eventi avversi della vita. Per esempio, se uno perde una persona cara, se ha un problema economico, se perde il lavoro, evidentemente non è contento, può avere una forma di depressione. Queste sono le forme di depressione che non vanno trattate con farmaci, ma che vanno aiutate dal punto di vista psicologico. Questi sono i momenti in cui uno deve guardare dentro se stesso e trovare la forza di continuare la sua attività anche in momenti che sono difficili. I farmaci antidepressivi tendono invece a indurre sedazione e quindi in qualche modo si oppongono a questo processo attivo. Inoltre bisogna dire che i farmaci antidepressivi tendono a dare dipendenza, quindi se uno li usa a lungo e non ha una vera malattia, rischia che quando finisce si sente peggio di prima e quindi è obbligato a continuare a prendere questi farmaci. Ecco, invece un tema abbastanza controverso è quello delle droghe. Ultimamente si è fatta anche la differenza tra droghe leggere e droghe pesanti. Che opinione si è fatto lei su questa divisione e se è giusto farla? No, è una divisione sbagliata perché non esistono droghe leggere, tutte le droghe hanno le loro caratteristiche, ce ne sono di quelle che danno più facilmente dipendenza, altre che danno meno dipendenza, certi che danno effetti collaterali immediate, altre che le danno distanza. Quindi anche quelle che chiamiamo droghe leggere sono droghe temibili perché influenzano le attività cerebrali e questo è particolarmente grave quando le droghe vengono utilizzate dai giovani perché il loro cervello è in fase di sviluppo. Un farmaco generico invece ha la stessa efficacia del suo equivalente originale? Certamente non c'è nessuna differenza fra un farmaco generico e un farmaco con il nome di fantasia. Il problema è che il termine generico in italiano suona molto male e quindi abbiamo lo svantaggio che la gente considera generico qualcosa di negativo. In realtà noi usiamo il termine farmaco generico, ma dovremmo utilizzare il termine farmaci dal nome generico, perché è il nome che è generico, non sono i farmaci che sono generici. E comunque la documentazione che bisogna presentare è tale per cui è difficile che ci siano differenze rispetto al farmaco di riferimento. Quindi i generici sono ugualmente controllati rispetto agli originali? Certamente sono controllati e bisogna presentare dei dossier adeguati per ottenere l'autorizzazione al commercio. Esistono dei farmaci inutili? Beh, ne esistono moltissimi. Basti pensare agli integratori alimentari, basta pensare agli epatoprotettori, ai farmaci per la memoria, ai farmaci contro la vecchiaia. C'è tutta una grande categoria di farmaci inutili. Forse se togliessimo il 50% dei farmaci che sono in circolazione, quelli naturalmente non solo quelli su prescrizione ma anche quelli da banco, probabilmente migliorerebbe la salute. Che consiglio darebbe a una persona che vuole leggere Il Bugiardino, che a volte trova essere un po' troppo tecnico? Beh, di tenere presente che Il Bugiardino, il foglietto illustrativo, tende a difendere l'azienda che lo produce da possibili effetti collaterali, quindi tende a enumerare tutto in modo da essere sicuri che qualsiasi cosa succeda possa dire io te l'avevo detto. Ultima tematica, quella sulle nuove malattie, le ricerche, cosa si deve aspettare questa generazione a proposito delle nuove malattie e delle nuove terapie? Ci si deve aspettare che la ricerca continui nella sua attività. Siamo di fronte però a una nuova forma di epidemia che è quella determinata dal fatto che si è allungata la durata di vita e quindi non abbiamo più singole malattie ma abbiamo polipatologie
E quindi questa è la grande sfida dei prossimi anni, trovare soluzioni per le polipatologie, ma soprattutto prevenirle. Quindi io credo che c'è un ampio spazio perché si possa fare un grande lavoro di prevenzione. Proprio su questo lavoro, il test sugli animali possono essere utili? Ma la sperimentazione animale è ancora una necessità. Non possiamo andare direttamente nell'uomo senza aver visto che cosa fa una sostanza in un organismo vivente. Gli oppositori dicono che ci sono tecniche alternative, in realtà sono delle tecniche che usiamo tutti i giorni, ma sono delle tecniche complementari che ci aiutano a evitare di usare troppi animali, ma a un certo punto l'uso degli animali d'esperimento è assolutamente necessario. Teniamo presente comunque che più del 95% degli animali che si utilizzano sono topi e ratti, quindi cani e scimmie si utilizzano solo in casi molto particolari. Ultimissima cosa, si parla tanto del metodo Stamina del dottor Vannoni, lei che opinione ha? Ha un'opinione molto negativa, non c'è nessuna base scientifica e quindi mi auguro che non si faccia la sperimentazione ma che si bandisca questo trattamento in Italia, dove ha trovato purtroppo un terreno fertile perché predomina la compassione nei confronti delle famiglie che hanno la disgrazia di avere delle gravi malattie. Però non bisogna imbrogliare la gente, bisogna dare soltanto quello che veramente serve, e le cellule staminali di Stamina non hanno le caratteristiche che devono avere i prodotti da somministrare a spese del Servizio Sanitario Nazionale. Siamo al termine di questa puntata di Vivere in Salute. Per qualsiasi informazione potete chiamare il numero verde 800 307 114, connettervi al sito www.aslvco.it oppure scrivere a vivereinsalute@aslvco.it, indirizzo utile anche per segnalarci argomenti di vostro interesse. Noi torniamo giovedì prossimo.